Se questo è un uomo, scriveva Primo Levi, se questo è un duomo, ha scritto questa mattina la prima pagina di Libero. E quando il tuo giornale è l'unico a fare una cosa, in teoria ci sarebbe da essere contenti, è una specie di piccolo monopolio. Ma qui a Libero non siamo per niente contenti di questo nostro monopolio di questa mattina. Ieri, il direttore responsabile Mario Sechi, io stesso, i vice direttori, tutta la direzione, non abbiamo avuto un solo istante di esitazione quando, dopo ora di pranzo, c'è stata questa orrenda immagine del Duomo di Milano, della facciata del Duomo profanata con la bandiera della Palestina. Non abbiamo avuto un solo minuto di esitazione, sulla scelta per la prima pagina. Ci sembrava una cosa enorme. Sì, chi l'ha fatta è un personaggio bizzarro, è un candidato di Bonelli e Fratoianni, noto per altre svalvolatezze del genere, ma guai a chi dovesse sottovalutare o far finta di non capire. Quando si va all'attacco di un simbolo, dando il senso di uno sfregio, di una profanazione, di un'appropriazione in questo caso, si entra in un territorio che avrebbe fatto impazzire di rabbia Oriana Fallaci e che corrisponde fino alle virgole, alle profezie di Houellebecq, è la sottomissione sotto i nostri occhi. Cosa c'è peggio di questo atto? Il silenzio da cui è stato circondato. Mentre registriamo questa clip, è la mattina di giovedì. Ancora da ieri, a meno di miei errori, non c'è stato un prelato della Curia di Milano, neanche un chierichetto che abbia detto: ma no, queste cose non si fanno. Ci sono stati pochissimi esponenti politici di centrodestra, ma per il resto silenzio, silenzio assoluto a sinistra, figurati, né da parte di Bonelli Fratoianni, dentro il cui partito è intruppato il fenomeno che ha fatto sta roba, né da parte del PD, né da parte degli alleati. Silenzio da parte dei laici. Io sono un laico, ma sono un laico liberale, pro libertà, pro occidente. Dove stanno i laici pro libertà, pro occidente? Tutti morti. Requiem per questi, per ora sonnambuli, ma poi è noto che i sonnambuli vanno a sbattere e finiscono male, fanno danno a se stessi e agli altri. Guardate, questa storia è un test per i nemici della libertà. Dice: vabbè, ma chi l'ha fatta è un pupazzo. Occhio, ma questa immagine farà il giro dei forum integralisti e fondamentalisti, farà il giro della rete, l'ha già fatto, e qualcuno, gli integralisti, i fondamentalisti, i nemici dell'Occidente, potrà dire: hai visto, si fa questa cosa e questi dormono. Gli unici che non hanno dormito, oltre a noi di Libero, e quindi grande elogio a loro, sono gli amici della comunità ebraica di Milano, il presidente Walker Marinaggi, che è stato il primissimo a reagire con noi. E uno potrebbe dire: vabbè, ma alla comunità ebraica cosa importa del Duomo di Milano? E invece no, sono stati i primi, i più sensibili, i più reattivi a capire che qui c'è un attacco di fondo. Chi non capisce o fa finta di non capire,